Salve, oggi vi racconto una storia. C'è un discepolo che va dal suo maestro e gli dice: Maestro, ho come la sensazione che dentro di me ci siano due forze, due lupi, un lupo nero e un lupo bianco. Il lupo nero è quello che mi spinge a cadere sempre negli stessi errori, a fare sempre le stesse cose che mi portano a stare male, a fare dei pensieri negativi. E poi c'è il lupo bianco invece, che è quella forza che mi spinge a sperare di stare meglio, a voler cambiare, ad andare avanti e a credere che posso farcela. Alla fine, quale dei due lupi vincerà? Il maestro lo guarda e gli risponde: quello a cui tu darai da mangiare. Che vuol dire questa storia? Tu a quale lupo dai da mangiare? Dentro ognuno di noi ci sono sempre due forze, una che ci porta a cadere sempre nei vecchi meccanismi, quelli che ci fanno sbagliare e che ci fanno trovare a cadere negli stessi errori. E poi ci sono invece, c'è una forza invece che è la forza di stare meglio, di andare avanti, la motivazione a sperare di poter cambiare quello che nella nostra vita non funziona. Tu a quale dei due lupi dai da mangiare? In questo video voglio invitarti a riflettere proprio su questo e quindi sul modo in cui noi stessi possiamo coltivare o i nostri processi disfunzionali, cioè quello che ci porta a stare male, oppure la forza a stare meglio, a cambiare. In che modo possiamo alimentare il lupo bianco, quindi dar da mangiare al lupo bianco? Dipende molto dai pensieri che facciamo e dalle azioni che facciamo, perché i nostri pensieri influenzano le nostre emozioni e anche le nostre azioni influenzano le nostre emozioni. Quindi per stare meglio dobbiamo lavorare su questi tre livelli, che sono: cosa pensiamo, cosa sentiamo e cosa facciamo. Quindi la riflessione a cui vi invito oggi è quella di fare attenzione a che tipo di pensieri fai, a che tipo di azioni fai e a che tipo di emozioni senti, perché queste tre cose sono collegate e dipende tutto da te. Quindi il mio invito di oggi è quello a dar da mangiare al tuo lupo bianco piuttosto che al lupo nero. Spero che questo video ti sia piaciuto, metti mi piace, condividilo se ti è piaciuto, e chiedimi pure, fai domande, commenta, e, insomma, se hai delle curiosità mi piacerebbe che tu le condividessi qui sotto. Grazie e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!